Questa pandemia ci renderà migliori o ci renderà peggiori? Io penso invece che i momenti di crisi non ci rendano né migliori né peggiori, ma tirino semplicemente fuori quello che sei realmente. Voglio raccontarvi delle storie. Storie di gente, storie di speranza, storie di amici che hanno saputo approfittare di questo momento di crisi per ripartire. Venite con me? Andiamo! Presentazione! Mi chiamo Alberto Rendina, qui a Norcia abbiamo Tancredi perché il mio locale si chiama Caffè Tancredi. Vengo da Grisciano, un paesino nella provincia di Rieti che ha dato i natali alla pasta alla gricia, è famoso per questo. Attualmente completamente distrutto dal terremoto del 2016. 20 anni fa sono venuto qui a Norcia per amore. Ho conosciuto quella che poi è diventata mia moglie e mi ha dato una stupenda famiglia e insieme abbiamo aperto il Caffè Tancredi. Ma quali sono le passioni che muovono il tuo quotidiano? Il lavoro, come tanti, come spesso succede al capo famiglia, perché ti permette di realizzarti nella vita, ti permette di poter fare famiglia, di poter fare casa, ti permette di poter avere tanti hobby. Spesso si cade nell'errore di considerare il lavoro solo esclusivamente come un mezzo per far girare tutto. Non può essere così riduttivo il lavoro, che fai ti deve piacere, devi mettere passione nel tuo lavoro, qualunque cosa fai. Dalla più piccola alla più grande, dalla meno importante alla più importante, ma poi i lavori alla fine sono tutti importanti. Devi amarlo e ti deve calzare come un vestito, qualunque cosa tu faccia. E poi ovviamente anche gli hobby, altrimenti la vita fatta solo ed esclusivamente di lavoro non avrebbe senso. Ovviamente prima degli hobby la famiglia e le amicizie. Non sono delle passioni distinte una dall'altra. Io credo che sia tutto disegnato come se ci fosse una commistione tra lavoro, famiglia, passioni. Oltre al mio lavoro e alla mia famiglia, mi piacciono le Harley Davidson. Andare ogni tanto in sella a un Harley mi scarica, mi fa sentire libero, mi dà questo senso di libertà. Un'altra grande passione è la corsa podistica. Questo sport dove si sta tutti insieme, si fatica tutti insieme e si lotta tutti insieme per arrivare al traguardo. Poi c'è il teatro anche. Dal momento che mi ci hanno trascinato dentro per una coincidenza, mi sono accorto che è un'emozione fortissima. Mi fa sentire vivo. Ogni tanto mi lascio anche a qualche poesia. Penso che sia un'eredità che ha lasciato per mio papà, una cosa genetica. Ogni tanto succede che non so cosa, non so chi, forse lui da lassù, mi detta delle cose, devo scriverle di getto, altrimenti rischio di perdermi. È quel qualcosa che ti chiama improvvisamente. Quale personaggio e quale frase ti ispira in modo particolare per ripartire anche da questa pandemia, oltre che dal terremoto? In realtà non c'è un unico personaggio che mi ispira. Ci sono 4-5 cantanti che seguo da quando ero ragazzo, Paolo Conte, Franco Battiato. Parlare solo di loro sarebbe riduttivo, mi piace un po' tutta la musica. Spesso nella vita riscontro che ci sono delle situazioni dove trovi che quello che hai ascoltato magari 10 minuti prima corrisponde al vero e la frase è tutto un equilibrio sopra la follia del grande Vasco Rossi, grande poeta, un grande filosofo. Ascoltandolo è la persona che, con la quale parli al bancone del bar e ha sempre un consiglio da dare. Che ruolo ha la fede nel tuo percorso di vita? La fede per me è una mano sulla spalla che senti costantemente, in maniera particolare nei momenti difficili. Mi rifaccio sempre al mondo podistico. Capita nelle maratone più lunghe e arrivi verso la fine e non ce la fai più, ti fermi. In quel momento c'è qualcuno che ti mette la mano sulla spalla e ti dice dai andiamo, ti aiuto, ti spingo. Quello per me è la fede. Quando hai bisogno di qualcosa, hai bisogno di un abbraccio, di una mano, oppure anche se non ne hai bisogno, hai comunque costantemente questa presenza vicino che si infonde nel tuo animo e ti guida, ti dirige. Ci sentiamo legati all'infinito. Ma che cos'è per te la felicità? Rifacendomi sempre al fatto della musica, trovare quell'equilibrio che puoi avere cercando il centro di gravità. Come dice Franco Battiato, cerca un centro di gravità. In quel momento in cui tu hai trovato il tuo equilibrio, questo famoso equilibrio sopra la follia, stai bene, quella è la felicità. Il tendere alla felicità, perché la felicità assoluta in questo mondo non esiste, probabilmente speriamo nell'altro. Ma in questo mondo è tendere alla felicità.
Ok, grazie quindi ad Alberto per averci raccontato la sua esperienza. Se ti è piaciuto il video, metti mi piace, commenta, condividi, iscriviti al mio canale YouTube e alla mia pagina Instagram, sempre Don Davide Tononi. E ci vedremo prossimamente con altre storie straordinariamente ordinarie di gente che è ripartita da questa pandemia, ma anche dagli altri momenti di crisi, come dal terremoto. Felice vita, gente!